Noi siamo nati a fine anni 60-70, siamo partiti da zero, anzi mio padre è partito da zero e siamo nati nel mondo degli elettrodomestici, quindi lui è nato come riparatore TV. Da lì abbiamo installato il primo punto vendita a Brignano Gerardadda, che è qui vicino. Da lì piano piano siamo cominciati a crescere. Nel frattempo, quando io avevo 12 anni, ero già in negozio a vendere elettronica, e da quel mondo piano piano, fine anni 80, inizio anni 90, abbiamo aperto il primo negozio di arredamento, che era a due stanze. Da quello a fine anni 90 siamo passati da Brignano, dove gli spazi erano ormai molto limitati, siamo venuti qui a Lurano, prendendo questa area che è un'area di adesso circa 6.500 metri quadrati di esposizione, con tutti i top brand. E anche lì siamo cresciuti, la forza nostra è di credere nelle grandi aziende dove ci sono dietro ingegnerizzazione e architettura che studiano il prodotto prima di metterlo in vendita. Nel mondo del settore del mobile e nell'arredamento siamo i numeri uno al mondo, siamo riconosciuti numeri uno al mondo. Quindi ovviamente da lì è partito anche il discorso estero, che i clienti esteri ci cercano per arredare le proprie case, i propri uffici in giro per il mondo. Abbiamo aperto il mercato nel 2019 e sono stato io in Cina ad arredare una casa, e da lì sono andato a scoprire a Shanghai tutti gli studi di architettura più importanti che mi interessavano per agganciarli. E praticamente piano piano, lavorando con architetti e con grandi clienti, andiamo ad arredare le case tra le più belle, quelle. Non siamo gli unici italiani, siamo in 15 italiani a fare questo lavoro, non siamo in 30. Tanti clienti non conoscono la qualità dei prodotti che noi produciamo e noi vendiamo. Quindi adesso cercheremo di portare sul campo la qualità dei nostri prodotti made in Italy. Ci sono dei prodotti tipo questo dove sono seduto, che ce ne sono 110 pezzi al mondo, non 1000 pezzi. E nessuno lo sa che a Lurano e a Bergamo c'è uno di questi 110 pezzi che ci sono al mondo. Se non portiamo la conoscenza, ovviamente la gente, il pubblico non conosce tutto, non può sapere tutto. Cerchiamo di unire il basket, quindi il mondo dei giovani, okay, al nostro mondo, che è quello del, in questo caso, dell'arredamento, per portarli a conoscere la qualità di un prodotto alto. Sto credendo nel progetto di Blue Basket e di Masho per portare la squadra da un territoriale a nazionale, ad un livello, speriamo, molto molto alto.